Stasera, oggi pomeriggio, sono state dette tante cose, quindi come dire, salto la parte di denuncia, è stata fatta bene, ricordo una cosa, la ricordo soprattutto a Possibile, ovvero una forza politica, il 18 marzo, tra pochi giorni, è un anno dal trattato Unione Europea-Turchia, una delle pagine più vergognose dell'Europa, e attiviste, attivisti, volontari, gente che lavora nell'accoglienza stanno organizzando delle manifestazioni, speriamo non troppo piccole, per ricordarlo. Tutto nasce da una rete europea dell'accoglienza, quindi non è una cosa italiana. E credo che siano queste le cose che vadano sottolineate, tant'è che ad esempio non la faccio lunga sul vergognoso trattato in piccolo Italia-Libia, simile a quello Unione Europea-Turchia, anche c'è molto da fare. E ricordo anche, e chiudo così che il 25 marzo sono 60 anni della firma del trattato di Roma, ovvero la nascita dell'Unione Europea. Ci saranno manifestazioni in tutta Europa anche quel giorno per dire che è un'altra l'Europa che probabilmente pensavano i padri fondatori e che noi vorremmo, e che di fronte a quello che sta avvenendo, soprattutto sul tema dell'immigrazione e dell'accoglienza, l'Europa deve fare uno scatto, deve fare uno scatto importante, grosso, e così le cose non vanno. Quindi 18 marzo e 25 marzo sono due date che per chi lavora nell'immigrazione, si occupa di immigrazione anche come volontario, sono due date simbolo che ci auguriamo vedranno una grande protesta e a fianco nostro anche le forze politiche che in qualche modo condannano questa cosa. Lo dico perché ci stiamo davvero abituando, ora è facile dirlo, lo so che siamo tutti d'accordo, però ecco, quando il segretario di un partito pubblica su Facebook la foto di due zingari dentro una gabbia dicendo ecco, giusto fare così, credo che forse abbiamo fatto un salto di qualità abbastanza grosso e dobbiamo in qualche modo rispondere. Ecco, io mi auguro che nessun politico del centro-sinistra, della sinistra, si presenti più in nessuna trasmissione con Salvini. Io non so qual è il modo per bloccare queste persone, ma è una vergogna continuare a riconoscerlo come un politico, con quale dialogare. Credo che sia sbagliato. Insomma, è una persona uno che fa così, col quale non ci. Io sono uno per il dialogo, guardate, con tutti, però ecco, non si può arrivare a quello. E questo è un po' anche, io lo dico perché un po' anche descrive cosa succede, ma senza arrivare a Salvini, arrivo a Repubblica, Repubblica, giornale democratico che molti di noi leggiamo, tragedia di Rigopiano, tanti morti, una ventina. Dopo 3 giorni si viene a sapere che è morto anche un senegalese. Si viene a sapere dopo 3 giorni perché nessuno aveva denunciato la scomparsa perché lavorava a nero nell'hotel di Rigopiano. Repubblica apre così: c'era anche un sudanese incensurato. Questo dà il senso di cosa è oggi trattare il tema dell'immigrazione nel nostro paese. Degli altri 20 di Rigopiano Repubblica non ha ritenuto doverci dire se fossero censurati o come fosse la loro fedina penale. Però in prima pagina, home page di Repubblica, nell'occhiello, frase in meretto, grosso, senegalese incensurato. Perché il senegalese non si sa mai, ma potrebbe anche essere. E questo lo dico perché c'è una cosa che come Baobab Experience sottolineiamo sempre, ovvero il fatto che non si sa perché, ma ormai si dà per scontato che comunque l'immigrato, comunque il rifugiato, porta con sé una qualche colpa. E allora è comunque uno da, come in qualche modo, da monitorare. E
e allora nessuno di noi più si scandalizza se i centri d'accoglienza, ma lasciamo perdere i CIE, anche i centri d'accoglienza, gli hotspot, sono in qualche modo delle cose simili a un carcere o a un campo di prigionia, dove le persone vengono deumanizzate, dove allora non ci interessa se il cibo è buono o cattivo, no? E allora siamo tutti bravi a commuoverci se vediamo la foto del piccolo Aylam sulla spiaggia greca, così tutti, ma in televisione porta a porta, tutti quanti. E dopodiché quanti qua dentro sappiamo che sono morti 7 migranti che dall'Italia provavano ad attraversare i confini che l'Europa ha chiuso da Natale ad oggi? 4 avevano 17 anni, 1 17 e 2 20. 5 di questi 7 erano passati dal Baobab, li abbiamo conosciuti, ci abbiamo parlato, noi abbiamo anche questo modo di fare accoglienza che è quello di, in qualche modo, di cercare un dialogo con queste persone, appunto perché non portano nessuna colpa, sono esattamente uno specchio, come lo potremmo essere qui dentro o qui fuori. Dipende, ci sono quelli più simpatici, meno simpatici, non si tratta di idealizzare il migrante, però ecco, è fondamentale capire che uno Stato, senza arrivare al pacchetto Minniti, ai trattati, che fa sì che per, penso alla città di Roma, per dare 10 diciamo, appuntamenti per le interviste, per le interviste, per chiedere, diciamo, l'asilo, per chiedere la relocation, per chiedere il resettlement o quello che volete, fa stare 500 persone, anche in questi, anche stanotte, anche ieri notte, anche 2 settimane fa quando faceva meno 2 gradi, a via Patini, fuori dal raccordo, cioè quasi fuori dal raccordo, in fila come bestie, perché si sgomitano fra di loro, che poi prendono i primi 10 la mattina, quindi stanno in fila dalla notte prima, è una vergogna, perché non hanno fatto nulla di male e non si capisce per quale motivo debbano quasi essere puniti in questa maniera, non si capisce perché debbano essere puniti col cibo cattivo, non si capisce perché nessun politico in televisione dice, e mi fa piacere che oggi siano stati snocciolati i dati, che non c'è nessuna invasione in corso, che non c'è nessuna invasione in corso, e che se riescono stati come Giordania e Libano, che hanno quasi un terzo della popolazione di rifugiati, noi con lo 02, con lo 03, con lo 004 possiamo farcela benissimo, non c'è un'invasione, non c'è un'emergenza. Lo diceva un medico a un convegno, in Italia c'è più un'emergenza di persone che si slogano la caviglia ogni giorno che non della migrazione. Perché non si riesce a far passare questo concetto? Per quale motivo siamo sempre ad inseguire questo tema su un piano voluto da altri? E ancora, per quale motivo la Turchia, cioè si parla appunto di Trump in termini che non abbiamo paura di dire parafascista, razzista, e poi però ci teniamo un po', ci tratteniamo, diciamo. Cioè, solo Labonino ha detto, guardate che se quel trattato con la Libia, il trattato con la Turchia, se l'avesse fatto Trump, saremmo tutti in piazza oggi. Eppure no, c'è un certo, ma anche tra di noi, ma sì, no, ora vediamo, perché in realtà i CIE non sono proprio quelli, insomma, persino governi che dovrebbero essere progressisti e che non, come dire, mai e poi mai direi governi fascisti, razzisti, di destra, però sul tema della migrazione sbagliano, perché credo sia sbagliata la narrazione, e sull'immigrazione è proprio dalla narrazione che bisogna ripartire. Nel vuoto istituzionale, Roma, ricordo, è l'unica capitale d'Europa che non ha un hub di accoglienza per migranti, cioè il migrante arriva, non c'è un posto dove, scusi, dove devo andare, io voglio chiedere asilo, io voglio transitare, io voglio aderire alla relocation. A Roma non c'è, unica città del mondo. Abbiamo provato a farlo noi, con le difficoltà, con le denunce, con le multe, con
con la pioggia, con 13 sgomberi, da dentro al Baobab siamo poi stati con le tende, devo dire che qui sono stati molto vicini le persone che hanno organizzato questo convegno, così come altri, però con le tende in mezzo a una strada, fino a 400-500 persone, bambini, minori. Insomma, sono oltre 60.000 i migranti che abbiamo aiutato a transitare finché erano aperte le frontiere e adesso aiutati, come dire, a districarsi nella difficoltà di capire la legislazione italiana, europea, Dublino 1, Dublino 2, Dublino 3. È una cosa che da una parte, come dire, fa male vedere il vuoto delle istituzioni, però devo dire che ad esempio per chi come me, la mia età, deluso dalla politica, da quelli che erano diventati i partiti, si accorge che invece non è tutto perso, perché la società sa ancora organizzarsi di fronte a un'emergenza. Prova a dare delle risposte e soprattutto sono rimasto colpito dalla generosità di Roma, delle cittadine e dei cittadini romani prima e poi piano piano crescendo da una generosità anche dell'Italia, ad esempio verso il fenomeno Baobab Experience. Tramite l'esperienza di Baobab siamo entrati in contatto con una rete di associazioni che va dai pescatori di Lesbos ai giovani studenti che a Ceuta e Melilla aiutano i nordafricani a provare a passare o comunque gli danno conforto, ma ci sono esempi in tutto il mondo, ci sono la Spatronas, queste donne in Messico al confine che aspettano che passino i treni, i merci, dove si nascondono i clandestini e gli lanciano l'acqua, gli lanciano da mangiare perché sanno che ci sarà qualcuno che lo prenderà. Ecco, io credo che ad esempio ripartire da questo tipo di iniziative sia un modo ad esempio per far ripartire un processo anche, scusate, ma nel dato politico mi fa particolarmente piacere poi stare qui, però ecco, rimettere in moto un processo che è anche politico, come dire, di costruzione di qualcosa in Italia che vada al di là del retroscenismo, del commento, dell'articolo, dell'intervista, di dove va quello, cosa fa quello, mi si nota di più se vado là, di su, di giù o di qua. Cioè ripartire dalle cose reali. Noi a Baobab ci siamo accorti di una cosa, ci siamo accorti che non solo l'accoglienza serve, ci vuole e non ci vuole nulla, insomma, non è neanche difficile. Ma che l'accoglienza per queste persone deve essere particolarmente buona, particolarmente generosa. Lo diceva nel suo non breve intervento Emilio, raccontava un po' del viaggio di queste persone. Beh, noi abbiamo conosciuto ragazze e ragazzi di 60.000, almeno 20.000 erano sotto i 18 anni. E sono viaggi che durano un anno e mezzo, fatti del passaggio dal paesino in Eritrea, arrivare in Etiopia da Addis Abeba, un confine già difficile da passare e già lì qualcuno ci lascia le pene. Da Addis Abeba si va nei campi a Khartoum, in Sudan, dei campi veramente che non... Dove è difficile la sopravvivenza, anche lì qualcuno ci resta. Poi da lì ci si sposta verso la Libia, attraversando il deserto, viaggio che dura settimane. Su questi pick-up, che noi ci saremmo stretti in 6, ci viaggiano in 40, 45. Qualcuno cade, il camion non si ferma, va avanti. O hai la fortuna di trovare qualcuno che passa e riesce a prendere il volo, oppure la tua fine è quella. C'è un 3% di persone che muore. Arrivi nei campi in Libia, nella Libia con la quale noi facciamo gli accordi, lo diceva qualcuno prima, lo facciamo con qualcuno magari chiuso dentro una caserma, non sa neanche cosa succede a 200 metri da lì, e nei campi in Libia succede tutto, soprattutto se sei un giovane ragazzo o una giovane ragazza, lavori 15 ore al giorno, perché è così che ti paghi poi la libertà dopo 3 mesi
di schiavitù e finito il lavoro, diciamo, servi per il piacere di queste bande, sia che sei ragazzo che sei ragazza, non si fanno troppi problemi. Poi questi attraversano il mare, vengono qui e si trovano i Salvini e si trovano i pacchetti riuniti e si trovano i CI e si trovano gli hotspot per come sono organizzati. Allora c'è qualcosa di perverso in questo. Cioè io mi preoccupo se mia figlia, della stessa età di un ragazzo così, mia figlia che ha 15 anni, deve andare da Piazza Vittorio a Termini a piedi. Arrivano qui delle persone che hanno delle storie, che hanno conosciuto il lutto, che hanno conosciuto la violenza, che quando dici creiamo posti di lavoro, servirebbero migliaia e migliaia di psicologi, servirebbero persone che aiutano queste persone. Servono persone che gli sorridano, che gli facciano mangiare bene, che gli diano indicazioni. E allora abbiamo ad esempio capito, scoperto, forse potevamo arrivarci prima, forse poteva arrivarci prima qualcun altro, che invece di dire come fa Minniti, per non lasciarli lì, facciamogli fare dei lavori gratis, quelle cose, parliamone, discutiamone, capiamo. Ma ad esempio un ragazzetto di 15 anni che passa a Roma, ci sta 4 giorni perché poi vuole proseguire, che ha viaggiato 2 anni per arrivare qua, che ha visto il fratello morire, la mamma morire, l'amico non so che cosa, che è stato torturato, che è stato violentato dalla... Avrà diritto o no, visto che sta a Roma, invece di stare in un centro d'accoglienza fuori dal raccordo, buttato lì senza un mediatore linguistico, senza nessuno, di qualcuno che gli dica vieni, ti faccio vedere il Colosseo, ti faccio vedere San Pietro, ti faccio vedere, siccome sono ragazzetti e come tutti i ragazzetti, ti faccio vedere lo Stadio Olimpico, ti faccio vedere... E allora che ci vuole per un'amministrazione a prendere un pullman a 2 piani? E dire, sai che c'è? Metto un pullman a disposizione per fare un giro e gli faccio vedere Roma, perché abbiamo 7.800.000 visitatori che pagano fior di euro, dollari, sterline o yen per venire a vedere Roma. Io non vedo nessuno più di questi che hanno fatto invece un viaggio di 2 anni che vale molto più di quella roba là, che si meriti di vedere Roma, di conoscere la cucina romana, di girare per le scuole e incontrare i loro coetanei. È così o no che si costruisce anche il futuro? E lo dico perché quando i governi, quando l'Europa, quando i governi nazionali capiranno che investire in accoglienza è investire in sicurezza, e che il radicalismo, il fondamentalismo, il terrorismo, te lo sconfiggi dal momento, più accogli, più lo sconfiggi. Ci sono al centro Baba ragazzi ortodossi, copti, musulmani, non abbiamo mai avuto nessun problema, girano mano nella mano come girano i ragazzi africani, anche tra persone dello stesso sesso, tranquillamente, non esiste il tema e gli ortodossi stanno zitti quando pregano i musulmani, e i musulmani vengono da me a dire no, non fumare mentre c'è la messa degli ortodossi perché non sta bene. E allora non è vero, allora tante sovrastrutture, odi, problemi ci sono perché forse hanno più che danno troppa visibilità i Salvini. Allora se un'esperienza come il Baba dà meno visibilità sui giornali di 10 di Casa Pound che bloccano a Casale San Nicola l'arrivo di 15 minorenni che devono andare in una villetta lì con persino i cittadini del posto che li vogliono, quindi proprio... E però stanno una settimana sul giornale, è chiaro che si crea il problema. È chiaro che se io dico scippata la signora da un marocchino, non è che è scippata da un marocchino, quando invece non c'è la nazionalità, cioè 9 volte su 10, vuol dire che è un italiano. Ma che bisogno c'è di sottolineare? Anzi, siamo arrivati al paradosso di quel delinquente romano, cittadino italianissimo, che ha rapito l'altro giorno il bambino perché ha dalla montagna, dal cuore il bambino, insomma, un fatto di cronaca di pochi giorni fa, il Tempo di Roma, però è il Tempo, non la Repubblica, dice cittadino italiano di pelle scura. No, però guardate che fa rima, però è per quello che poi arrivi che Salvini fa il post con 2 zingare dentro una gabbia dicendo
dicendo ah io sono d'accordo con quelli che l'hanno preso. E tutto questo succede, lo voglio dire ai tanti amici e amiche che ho nel PD, succede però, mi sono dice ah imparate a rovistare, dicono nel video quelli lì, nel pacchetto Minuti è introdotto il reato di rovistaggio. Quindi queste persone qua erano come dei sceriffi, cioè hanno la legge da parte loro, perché quelle rovistavano, quelle hanno impedito un reato. E queste cose dobbiamo avere il coraggio di dirle. Oggi leggo che Maiorino a Milano dice lanciamo una grande manifestazione a Milano a maggio come Barcellona per l'accoglienza. Ma con una piccola differenza, che Ada Colau a Barcellona quella manifestazione l'ha fatta contro le politiche che il partito di Maiorino ha votato in Europa e in Italia. Se no non si esce da questa cosa, se no davvero è il famoso buonismo di cui parla Salvini. Sì, siamo accoglienti, ma cosa vuol dire essere accoglienti? Vuol dire cambiare le regole. Chiudo davvero, perché anch'io sono stato molto colpito dall'intervento, dal primo intervento, chiudevi su questa cosa, no, di Israele e Palestina, no, che dicevi più coraggio. Ecco, io dico più coraggio in tutto. Su questo tu hai ragione, io prima di occuparmi di questo sono anche stato a Gaza, ho fatto... Allora, Netanyahu c'è da un po'. Allora, adesso che Netanyahu fa i tweet che bravo Trump, io il muro l'ho fatto prima di te, tutti a dire, però cattivo anche lui. Qualche anno fa era la politica, era lo stessa, Però se lo dicevi qualche anno fa eri antisemita, anche se eri ebreo, anche se eri omoniopatia, anche se eri qualcuno, se lo condannavi in quella maniera, perché non si poteva dire, non si sa perché. Come se dire questo e condannare il governo Netanyahu volesse dire chissà approvare le leggi razziali. E più coraggio ci vuole in tutto. Io e chiudo davvero, cito due esempi rispetto a questa cosa. Se è vero quello che abbiamo sentito qua, da tutte e da tutti gli intervenuti su cosa sta succedendo, su cos'è la migrazione, sui 5.800 morti in mare l'anno scorso, che già quest'anno per numeri ci dicono che quest'anno batteremo persino questo record. Ecco, più coraggio ad esempio da parte della politica. Più coraggio da parte della politica vuol dire che se negli anni 60, durante la segregazione razziale, c'erano leggi dello Stato che di alcuni stati, di molti stati, che vietavano ai neri di entrare nelle università, di entrare nei bar, di salire sugli autobus, erano dei parlamentari, no delle Black Panthers, dei giovani parlamentari democratici che se li prendevano e compivano atti illegali, entravano dentro l'università con i neri, era illegale. Lo rivendicavano, hanno fatto bene perché hanno cambiato la storia. Così come alcuni giovani parlamentari, democratici sempre, non del Partito Comunista, lo facevano anche quelli del Partito Comunista, però nel Sudafrica dell'apartheid portavano i neri nelle spiagge dove era vietato. E allora io dico, sogno ad esempio una sinistra possibile, mettiamola così, in questo e che ad esempio mi dice, te guarda in Germania. Esattamente come fecero gli austriaci che andarono a prendere al confine tra Ungheria e cioè io non so, mi verrebbe da dire organizziamo i pullman, perché si è detto non solo non dobbiamo fare differenza fra chi fugge da dittature, e anche qui è andato via si scappa dall'Eritrea perché noi qui hanno diritto a protezione, perché noi riconosciamo che l'Eritrea è una dittatura. Ecco, siamo i maggiori fornitori di armi all'Eritrea. Poi qualcuno mi deve spiegare come funziona questa cosa qui. Cioè, dov'è che sbaglia chi fornisce le armi o sbagliamo a riconoscerla come dittatura? Qualcuno sbaglia perché è una contraddizione. Oppure, insomma, ci vuole davvero... In qualche maniera c'è una parlamentare socialista svizzera che ogni settimana tre giorni mi passa in galera, perché lei ha chiesto che la macchina va da Don Giusto, un padre bravissimo che noi abbiamo conosciuto come la rete del Baobab, che gli dice guarda qui sono 5 minuti, se prende in macchina attraversa la frontiera, due volte gli va bene, una volta gli va male. Sta aiutando quattro minori non accompagnati a raggiungere gli zii.
sta facendo del bene. È illegale, è illegale, ci sono tante cose. Cioè, il confine tra giustizia e legalità dobbiamo, secondo me, come sinistra, definirlo meglio, avere più coraggio anche in questo tipo di azioni. Io ho preso 3 denunce da quando c'è il papà. Non è un problema, le prendo ancora volentieri, perché a me mi viene da dire, io vedo il giorno che il giudice mi dice, e no, sai che hai fatto, avevi messo il paese, stavi dando da mangiare a dei bambini, è verità. C'era tutta la città dietro, chi portava le cose cucinate, chi aiutava, chi portava i vestiti, chi portava, cioè quasi, cioè autodenunciamoci tutti su questa roba qui, perché questo è l'unico modo. Questo è l'unico modo, cambiare la narrazione sulla migrazione. Grazie.